Ma che cosa è Tenerife? Oggi parliamo di barbe. Allora, abbiamo fatto crescere io e il mio compagno de Trabago questa barba particolare, bianca, e adesso andremo a colorarla. Sarà una sorpresa per me personalmente, ma anche per voi. Ci vediamo tra un pochino. Estamos, chicos. Vale, bien, muy bien. ¿Qué hablamos hoy? Hombre. Hablamos de teñir la barba. Teñir la barba. Son para... cinco. Cinco. Para cinco. Mi compañero Francesco. Fantástico. Para mí es la primera vez que me coloré la barba. No. Para mí también. Vale, benissimo. Creamos esta... Vamos a ver qué va a salir. Vale, ora parliamo in italiano che mi viene molto bene. Quest'anno abbiamo la moda della barba per gli uomini e naturalmente come i capelli che crescono possiamo colorare, far mesh, eccetera. In questo caso specifico la barba sarà un banco di prova per tante iniziative di colorare anche le barbe come i capelli, per dare degli effetti luce che Andrea adesso sta iniziando a bene. Pennellino morbido, fantastico. È morbido? Molto morbido, non è scucionata. Vale. Vale, carino, quanto tempo? Uno smette di più. Uno smette, poi leggo e creo uno shampoo. Tanto per avere un riflesso. Sì. Perché, caro mio, ti stai invecchiando. Molto bene. In diretta si dovrebbe scurire. Sì, sì, il tempo che arriva... L'ossidazione. Il risultato non lo voglio uniforme. Sì, no, sono d'accordo con te per dare una leggera barba vissuta. Una sfumatina. Sì, una sfumatina da viaggiatore del mondo. Esatto. Sto entrando nella parte, come un attore si prepara per diventare viaggiatore del mondo. Bene, che bello lavorare con molta tranquillità, con... Io lavoro, tu che fai? Io lo sto parlando, io parlo. E stiamo facendo questo tempo. Questo è per tutti i colleghi, quante volte la cliente che si muove, si sposta, sì, e ti deve il mal di reni perché vai troppo avanti. La segui come un cagnolino. Poi appunti i piedi e fai. Guarda, oh, se ti muovi non ti viene bene, la parola magica è quella. E vedi che bang, si blocca tutto. Vale. Paralisi. Benissimo. Creo che... ¿Quieres la oxidación? Sí. Mirámosla su la cama. Mira. Mira. Allora, qui comincia a ossidarsi. Qui ancora non tanto, però già io la vedo perché c'è riflesso dalla luce. Oh, noi c'è quei riflessi dalla luce che apre il mondo. La vedi da una parte è bianca, la vedi dall'altra parte è scura. Proviamo a spostare l'inquadratura. A che cosa è Tenerife? Parliamo di barbe oggi, eh? Per informazioni ti sto facendo un senza ammoniaca. Perfetto. Per chi volesse colorare la barba, siamo a Porto Colón. Porto Colón è un porticciolo turistico qui a sud di Tenerife.
buono. Aspettiamo. Senti, ma un caffeino. 5 minuti. Una sigaretta. Un caffè, una sigaretta. Pettiniamo. Bene, pettiniamo. Ci vediamo dopo. A salvevo. Mentre mi prendo un buon caffè, la barba comincia a scurirsi. Benissimo, vedo che il risultato è venuto molto bene. Che cosa abbiamo utilizzato? Un tonno 5 senza ammoniaca. La marca non te la dico per non fare la pubblicità. Ah, vabbè, noi non facciamo pubblicità no. Di tinture, naturalmente. Allora, questo è un dei tanti tutorial che stiamo preparando per i giovani parrucchieri. Anche questo è fare il parrucchiere, no? Francesco Gallori e Andrea Donnarumma. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima puntata. Ciao. Ciao.